Il video di oggi è il secondo di questa serie intitolata Impianto fotovoltaico, ovvero la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 3 kW continui, 12 volt e fino a 9 kW di spunto. Quindi un impianto molto potente, molto efficace, composto dalle LiFePO 4. In questa parte parleremo appunto delle LiFePO 4, ovvero la prima ricarica e le verifiche che dovremo fare. Ci avvarremo di due strumenti che oramai conoscete. Questo è il mio alimentatore stabilizzato e questo strumento nuovo che voglio farvi conoscere, che è eccezionale. Quindi vedremo innanzitutto se ci hanno venduto le batterie della capacità giusta che ci hanno proposto e che abbiamo pagato, oppure se ci hanno venduto delle batterie sottodimensionate in termini di kilowattora. Oppure, come a volte succede, potremmo notare che le batterie sono addirittura più capienti di quello che pensavamo. Bene, come al solito, buona visione e iscrivetevi al canale. Quando acquistiamo le batterie, abbiamo verificato che le tensioni sono tutte identiche, siamo già contenti. Però c'è un'altra verifica da fare, è la prima ricarica. Dobbiamo portare le batterie a 3,65 volt. Io ho impostato 3,60, non cambia di molto. Perché? Perché dobbiamo vedere se le batterie, arrivando con la tensione e facendole riposare un paio di giorni, rimisurandole, hanno mantenuto quella tensione. Abbiamo la certezza che le batterie sono nuove, sono uguali, hanno la stessa resistenza interna, c'è la qualità dei materiali e quindi siamo contenti del nostro acquisto. Per fare questo dovremo collegarle tutte in parallelo e dovremo collegarle con gli appositi busbar che ci sono stati dati. Ora, questi, come dicevo nel video precedente, non li userò mai quando l'impianto sarà pronto, perché sono sottodimensionati. Qui abbiamo 1,5 mm, non potranno mai reggere le tensioni di 3 kW 12 volt. Allora metterò al posto di questi 3 mm di rame. Quindi saranno molto più potenti di questi, perché dovranno sopportare delle correnti molto più forti. Qui apro una parentesi, perché mi hanno dato questi di alluminio da 1,5 mm? Perché secondo il concetto produttivo di ottimizzazione bisogna sempre risparmiare su ogni cosa, dal bullone ai busbar, alle batterie, e quindi loro, i produttori, dicono: ma di solito tutti fanno impianti a 48 volt, questi andrebbero bene, anche se sono piccoli anche per il 48 volt, dipende molto da quanto assorbimento istantaneo abbiamo. E questo è quello che sta succedendo da tanti anni, lo sapete cari amici del canale, cioè l'ottimizzazione dei costi sta riducendo la qualità. Ecco che allora andare a fare dei test, provare le batterie, vedere se le capacità sono reali, mettere e cambiare strumenti piccoli ma importanti, diventerà sempre più una prerogativa che noi appassionati dell'energia fai da te dobbiamo tenere in alta considerazione. E la prima cosa che dico sempre a tutti: non abbiate fretta nel montare un impianto fotovoltaico, perché queste potenze sono elevatissime. Andiamo a rischiare di bruciare i prodotti che abbiamo pagato cari, oppure anche di danneggiare oggetti o persone. Quindi a questo punto, con calma, seguiamo i video, vediamo cosa fare, facciamo delle prove e con calma montiamo pian piano il nostro impianto, perché attraverso questa pazienza arriveremo ad avere un impianto di qualità e longevo. Vi dirò una cosa nel video, non in questo, ma in un altro video che ho già preparato, perché 223 video da realizzare, ma ovviamente per questioni di tempo non riesco a farlo pian piano, ne sto facendo uno alla volta. C'è una cosa importante da dire: le batterie LiFePO 4 possono durare anche più di 50 anni. Le lasciamo ai nipoti, ma bisogna seguire degli accorgimenti molto importanti. Andremo a vedere queste situazioni e partiamo dalla prima, cioè la carica, la prima carica a 3,60, e sarà l'unica che faremo a 3,60, perché poi durante l'operatività delle nostre batterie non arriveremo più a questa carica se non che per le emergenze. A questo punto abbiamo montato le batterie in parallelo. Qui abbiamo le due linee
E faccio una parentesi per menzionare questo attrezzo, gli occhiali. È molto importante quando lavoriamo sui bulloni e sulle connessioni delle batterie mettere gli occhiali, perché a fronte di una svista o di un cortocircuito partirebbero dagli stessi poli delle scintille di metallo incandescente che potrebbero danneggiare gli occhi. Quindi ricordiamoci sempre occhiali di qualsiasi tipologia che proteggano la vista. A questo punto dobbiamo fare la verifica della polarità. Perché? Questi sono neri e questi sono colorati in chiaro. Noi siamo abituati al piombo, nero negativo, questo positivo. Andiamo a vedere se è vero. Accendiamo il nostro multimetro, posizioniamo quindi il positivo dove pensiamo che sia e il negativo sul nero. Vediamo che il segno è meno, perché sono esattamente al contrario. Quindi il negativo è questo colorato e il positivo è il nero. Questa è una verifica che dobbiamo sempre fare per evitare di attaccare il nostro alimentatore stabilizzato e fare dei cortocircuiti che sarebbero dannosi sicuramente per l'alimentatore stabilizzato, non per le batterie. A questo punto passiamo alla ricarica fino a 3,60 volt di questo pacco batterie. Vi ricordo che sono 8, non perché faremo una 24 volt, ma sarà 12 volt. Queste saranno posizionate a 2 in parallelo quando saranno montate in via definitiva, così avremo 640 ampere ora di capacità per un totale di oltre gli 8 kW. Quindi questa sarà una batteria veramente potente. Adesso passiamo alla connessione dell'alimentatore. A questo punto mettiamo l'alimentatore in stand by. Abbiamo scelto 3,60 volt e 10 ampere di potenza. Chiaramente per queste batterie sono nulla perché assorbono in una maniera incredibile, quindi ci vorranno a volte anche giorni, però lo vogliamo fare ovviamente almeno la prima volta. Io uso mettere i connettori così con un pezzo di legno per protezione. A questo punto attacchiamo il polo negativo e il polo positivo. In questa immagine vediamo come devono essere attaccati i poli positivo e negativo. Agli opposti, vedete? Non vanno posizionati così, perché sennò la prima batteria, visto l'alto assorbimento del litio, assorbirà con precedenza, lasciando l'ultima inferiore. Quindi vanno contrapposti quando vengono messe in parallelo. E questa è una regola che vale anche per le piombo, vale per tutto. Quando c'è un lungo parallelo, anche di 3-4, vengono posizionati agli opposti, in modo che la corrente debba passare dal primo angolo all'ultimo attraverso l'interno di tutte le batterie, creando il giusto parallelo. In questa sequenza voglio farvi vedere un errore comune e che è molto molto importante. Questo non vale solo adesso nella fase di ricarica, ma vale sempre anche quando le batterie sono installate. A motivo del cavo sottile o a motivo di una connessione errata, il nostro caricabatterie, in questo caso il nostro alimentatore stabilizzato, sta segnando 360, perché diciamo a livello di tensione, ma non ufficialmente, non realmente, la tensione è arrivata a 360 a motivo degli ampere, visto che stiamo parlando di bassa tensione, e segna 5 ampere di ricarica continua. Ma se noi andiamo a toccare e a migliorare il contatto del polo, vedremo che la condizione cambia, ovvero andiamo a posizionarlo meglio, in maniera più solida, più convinta, ecco che è salito a 6 ampere. Allora capite che le batterie hanno una potenza di assorbimento talmente elevata che non possiamo fare dei falsi collegamenti con cavi sottili piuttosto che con delle pinzettine tipo coccodrilli. Dobbiamo andare a fare delle connessioni certe, e questa è una cosa molto importante per evitare di essere illusi di caricare gli ampere che abbiamo stabilito, ma in realtà vedere meno corrente in entrata perché viene dispersa in termini di temperatura attraverso quei punti di falsa connessione. Questo è un argomento che abbiamo trattato anche nell'importanza del dimensionamento dei cavi. Nella connessione quindi è preferibile, invece dei coccodrilli o delle pinzette, mettere chiaramente dei terminali che vengono direttamente avvitati attraverso i bulloni sulla batteria. In questo modo, con cavi appropriati, grossi, riusciamo a dare una stabilità anche nella carica. E ripeto, questo varrà ancora di più quando l'impianto sarà stabile.
E quando questi 6 ampere di adesso diventeranno 0,100-200 mili, a quel punto lì avremo completato la prima carica dell'LiFePO 4. A questo punto sono passati 5 giorni e abbiamo totalmente caricato la batteria. Cosa facciamo a questo punto? Misuriamo tutte le tensioni, che devono essere uguali anche dopo un paio di giorni, così verifichiamo che effettivamente ci hanno dato una batteria, un pacco batterie di alta qualità, prodotte tutte nello stesso momento, cioè dello stesso lotto. Quindi cosa facciamo? Abbiamo la curiosità, ma anche giustificata, di vedere se le batterie che ci hanno venduto sono effettivamente gli ampere che abbiamo richiesto. In questo caso ogni batteria è 320 ampere. Vogliamo vedere se sono realmente 320 ampere? Ebbene, lo si può fare con diversi sistemi. Ci sono i column meter, ci sono anche gli shunt connessi ai column, ma io ho trovato uno strumento che è veramente eccezionale, è questo. Questo è praticamente un misuratore di capacità di batterie che viene semplicemente attaccato alla batteria, come farò vedere adesso, e in automatico va a scaricarla dalla tensione massima 100%, cioè 3,65, fino alla tensione minima che è 2,5. Possiamo fare anche 2,6 per lo stesso concetto prima menzionato, cioè c'è veramente poca corrente agli apici estremi della batteria. A questo punto la scarichiamo. Questo ha una potenza di 20 ampere, è raffreddato da una ventola che lavora proprio per evitare i surriscaldamenti. Andrà a scaricare la batteria da 3,65, una sola ovviamente, possiamo farlo con uno o due campioni di batteria, perché se dobbiamo scaricare veramente ci metteremo troppo. Allora, facendolo a campione, noi andiamo a scaricare totalmente una batteria. Per scaricarla totalmente da 3,65 la portiamo quindi a 2,5. Attenzione, questo vale per ogni tipo di batteria, quindi se abbiamo una batteria al piombo la cui casa madre dice che la carica massima è 14,4, la possiamo portare dalla carica massima alla carica minima. Ed è programmabile, cioè noi gli diciamo, come in questo caso nelle litio, non devi scendere sotto i 2,5, quindi noi possiamo tranquillamente andare, lui assorbirà 20 ampere, quando, e 20 ampere è la media per le litio, per le piombo, per andare a capire il corretto C, cioè l'assorbimento reale in funzione del tempo. A questo punto, programmando 2,5, quando lui arriverà a 2,5, interrompe e dal display ci dirà gli ampere, quanto tempo è passato, e quindi abbiamo la certezza che la batteria sarà della capacità in termini di kilowattora acquistati. A questo punto colleghiamo l'alimentazione, colleghiamo il polo positivo negativo e dirigiamoci sul display per capire tutte le sue funzionalità e vediamo effettivamente cosa è in grado di fare. Questo è il tasto di comando, tenendolo premuto andrà ad azzerare tutto quello che è stato prima programmato, comunque visualizzato. A questo punto noi abbiamo due potenziometri che servono a stabilire quanti ampere vogliamo far consumare al sistema attraverso il calore. Bisogna sempre azzerare prima di partire e partire lentamente per evitare che ci sia un'impennata. A questo punto vediamo che è iniziato il tempo, gli ampere e i volt. Possiamo portarlo fino anche a 20 ampere, sempre gradualmente. È inutile usare questa serve a dargli il fino, ovvero possiamo aumentare o diminuire lentamente. Se abbiamo ad esempio delle 18650, delle 26650, ma io direi ovviamente con le litio di grosso calibro di tenere questo a zero e aumentare questo anche fino a 20 ampere. A questo punto gradualmente scenderà fino ad arrivare a 2,5, diminuiamo un po' gli ampere e vediamo che sta funzionando, dando praticamente il tempo, i watt e la capacità, vedete, in pochi secondi. E questo andrà avanti ovviamente per molto tempo.
vediamo che ovviamente in funzione di questo è anche partita la ventola che sta andando a dissipare il calore che viene prodotto appunto dall'apparecchio specifico, in questo caso elettronico, che va a consumare la batteria. Ci vorranno per una batteria di questa capacità veramente molto molto tempo, come ci abbiamo messo tanto a caricarla ci vorrà anche tanto a scaricarla, ma questo è proprio il suo lavoro. Un bello strumento che alla fine ci darà in questa colonna gli ampere reali della batteria e alla fine vedremo quanti saranno. E mentre l'amperometro succhia energia cercando di scaricare queste potentissime batterie, io vi ringrazio anche per aver visto questo video. Alcuni del canale mi hanno chiesto nei commenti come possiamo contribuire allo sviluppo del canale. Con una semplice donazione, se volete farlo, trovate PayPal alla fine nelle descrizioni del canale, potete contribuire una cifra che volete voi senza nessun impegno. Spero che vi sia piaciuto il video e questa serie, che riguarderà proprio l'installazione di un impianto potentissimo, è partita dalla descrizione generale, adesso siamo passati alle batterie e andremo avanti così fino a completare questa serie, aiutando voi, anche aiutando soprattutto i nuovi, a fare le cose in maniera oculata, in maniera attenta, in modo da non fare danni a cose e persone. Vi dico sempre iscrivetevi al canale, ma state attenti, parliamo di corrente, ne va della vostra sicurezza. Grazie ancora, arrivederci.